Ciao a tutti, bentrovati, ritorna ancora il nostro SALUS, il nostro programma di approfondimento sanitario, realizzato in collaborazione con l'ASPE di Trapani, con l'assessorato regionale della salute. E ritorna anche il dottor Massimo De Martino che è il nostro credito ospite e il, il direttore del Dipartimento, del Dipartimento di Emergenza dell'ASPE di Trapani. Il, ovvero i Pronto Soccorso, il direttore del Pronto Soccorso di Trapani, ma anche un po' coordina tutta la provincia. Volevamo in questa trasmissione parlare del, del funzionamento dei Pronto Soccorso della provincia. Ci eravamo soffermati su quello della nostra città del Sant'Antonio nel precedente incontro, ma credo che sia più opportuno partire dalla emergenza di questo coronavirus e, e di tutte quelle che sono le linee guida che in questi giorni, ma in questi minuti voglio dire, eh, vanno aggiornati da parte del Ministero della Salute. Perché? Perché bisogna evitare che eh, si intasino i pronto soccorso, ma soprattutto con quello che è il pericolo del contagio, perché se c'è in realtà un un soggetto che è il portatore di questo, di questo virus poi possa infettare pronto soccorso o anche chi è nelle sale di attesa. Proprio per fare questo il Ministero ha delle linee guida che vorrei che il Dottore De Martino ci eh, ricordasse anche se in questi giorni ci bombardano di notizie i media nazionali, ma è opportuno che anche noi lo facciamo. Allora, la prima regola è che se io... Ho il sospetto di essere stato in contatto con una persona che ha avuto il coronavirus o che ha avuto il sospetto di coronavirus o non se mi... ho sintomi se mi associato di avere... ad una forte influenza, ad, una, ad un forte raffreddore, per capirci così in termini molto banali. Quindi, se ho un forte raffreddore e penso di essere stato a contatto con persone che hanno avuto il coronavirus, non devo andare dal, eh, al pronto soccorso ma devo chiamare il mio medico curante, oppure il numero del Ministero che è 1500, oppure chiamare il 118. Se il paziente è riconosciuto come a rischio per coronavirus, il 118 verrà con un'ambulanza dedicata, col personale tutto protetto eh, nei confronti del coronavirus e il paziente sarà portato in un reparto di malattie infettive per gli opportuni approfondimenti. Per semplicità un esame del sangue e il tampone faringeo per vedere se è positivo al coronavirus. Se il paziente <coughs> Scusatemi. non è portatore di coronavirus verrà rimandato a casa e, segui... e sarà 10-15 giorni a casa il tempo necessario per passare questa forma influenzale. Se portare il paziente in pronto soccorso comporta rischio per più che per gli operatori, per le persone che sono in sala d'attesa. Lo dimostra quello che è successo eh, due giorni fa a Lodi, in cui un paziente non riconosciuto come sospetto coronavirus, eh, riconosciuto affetto da forma influenzale, è andato al pronto soccorso di Lodi, il medico lo ha visitato, gli infermieri che erano presenti eh, sono venuti a contatto con il paziente, tutti quanti adesso si trovano per 15 giorni in... Eh, in isolamento Ma in attesa sono dei anche, risultati. Eh, anche fra i contagiati, per esempio, personale del, del, del pronto. Infatti c'è un medico e due infermieri se non ricordo male. Allora se io dovessi avere il sospetto di essere venuto a contatto con il coronavirus, non mi muovo da casa, chiamo il numero del ministero, il mio medico curante o il 118 e loro mi daranno le istruzioni sul da farsi. Ecco, questo è importante, è importante così come evitare gli allarmismi. E nei, nei giorni scorsi, eh, lo ricordiamo: c'è stato un allarme a Pantelleria, c'è cioè stato nei, nei giorni scorsi un allarme ad Alcamo. Tutti chiaramente, eh, per fortuna, anzi, aggiungiamo eh, a seguito di accertamenti, questo tampone che viene fatto, che il primo accertamento e poi risultati negativi, e quindi per fortuna possiamo stare tranquilli a meno. D'altronde eh, bisogna ricordare che i voli dalla Cina sono stati bloccati il, perché il, il problema principale oggi è la Cina. E tutti quelli che hanno eh, sono risultati positivi al coronavirus o sono stati in Cina. Hanno avuto rapporti stretti. Rapporti stretti non significa che io sono al ristorante cinese e c'è una persona che c'ha ecco. <ride> O vado al ristorante e c'è una cinese, persona che ha. Una o il commerciale <coughs> cinese e un portatore di questo. Perfetto, assolutamente mai detto una cosa del genere. Il problema è che io devo avere un contatto stretto, quindi mi devo abbracciare, lo devo baciare. E... Rapporti eh, stretti non significa. Eh, significa anche andare a certo. eh, frequentare gli stessi locali, però. Rapporto stretto significa quantomeno ci deve essere un abbraccio e un bacio come si fa tra amici. Ecco, quindi chiaramente ricordiamo quali sono gli, uh, gli accorgimenti importanti che sono quelli, soprattutto di lavarsi, lavarsi le, le mani. mani. Lavarsi le mani, lavarsi le mani e utilizzare dei disinfettanti per le mani. Cosa che vale sempre comunque vale per sempre. coprirsi da. Vale. 365 giorni l'anno da sempre e per sempre. Utilizzare, se possibile, la mucchina eh, nei, fla nei flaconi monodose ecco, sì, perfetto, 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 per lavarsi per, in modo da disinfettare le mani e farlo il più spesso possibile. E pulire i bagni, sia quelli di casa, evitare di andare nei bagni pubblici, nei limiti del possibile, e se vado nei bagni pubblici, far sì che il, avere il meno cont minor contatto possibile con il bagno, perché non sappiamo mai chi passa. Ecco. Sono dalle regole essenziali. E, per esempio, ma questo è valido penso 365 giorni l'anno, sempre, a prescindere ecco, da Corona? Una delle cose più banali: non basta lavarsi le mani, lavarsi bene le mani, ma se aprite la porta per uscire dal bagno, usate un fazzolettino e perché se poi toccate la maniglia avete vanificato. E quando chiudete il rubinetto, stessa cosa perché eh, il rubinetto viene, non viene mai lavato. Viene, eh, io apro e chiudo e quindi quando chiudo il rubinetto, devo. Eh, proteggermi da questo contatto con questo oggetto metallico usato non so da quante e quindi, persone e ho <coughs> consigliato di utilizzare un tovagliolo, un fazzolettino esatto. per chiudere il rubinetto, ma anche per aprire, aprire chiudere chiudere poi la porta, la, la porta. e chiudere la porta ecco. perché poi la porta va chiusa, anche ecco, la chiusura ecco. della porta. Quindi usiamo sempre dei fazzolettini monouso che poi vanno adeguatamente portati be Bene, questo è un po'. Eh, l'inizio che non potevamo non, no, non fare anche se l'obiettivo della trasmissione era un altro parliamo invece adesso del, del pronto soccorso qualche settimana fa eh, sono comparsi eh, nei pronto soccorsi di tutta la provincia ma di tutta Italia se, a dire il vero eh, le mascherine che, eh, che indossano il, il personale del pronto soccorso che l'addetto al triage ha tutto un abbigliamento adeguato questo ha creato immediatamente subito, ci siamo accorti noi perché sono arrivate decine di telefonate in televisione per dire ma che succede al pronto, pronto soccorso abbiamo visto che c'è un'allerta allora, due considerazioni il ministero il 31 gennaio se non ricordo male ha emanato lo stato di emergenza che vuol dire che tutti dobbiamo essere pronti ad un eventuale caso di coronavirus, dobbiamo essere pronti e sapere cosa fare se succede. Se siamo in stato di emergenza, la persona che è più a contatto col paziente e che deve raccogliendo la prima anamnesi, non sa se, quello, se il paziente è portatore o meno di contatto con, corona, con coronavirus. Allora il triagista, che è questa persona, deve essere protetto il più possibile. E allora il triagista. Viene bardato come dico io, cioè viene, eh, gli viene fatto mettere un'apposita tuta, i calzari, eh, tuta di protezione che deve essere idrorepellente, per cui se il paziente vomita sul triagista, questo vomito non deve essere assorbito dal tessuto, ma deve scivolare via mascherina protezione per gli occhiali di protezione, cappuccio naturalmente. Siccome stare con e questa tuta... fare una certa impressione, fa impressione al paziente che arriva al pronto soccorso allora, magari? Di contro per il triagista stare con questa tuta è particolarmente gravoso perché eh, non traspira e quindi la temperatura dentro la tuta diventa inaccettabile e allora il triagista sta con la, la zippa abbassata, non mette la mascherina perché respirare con la mascherina è particolarmente faticoso, lo assicuro, non tiene gli occhiali, d'altronde c'è un vetro protettivo che lo protegge dall'utente. Nell'istante in cui dovesse spuntare un sintomo per cui sospetta un coronavirus, un contatto con coronavirus, immediatamente mette la mascherina, abbassa la visiera, mette sul cappuccio, tira la zip ed esce fuori esatto. dal paziente. Il paziente viene portato, viene isolato dagli altri. Per questo invitiamo le persone a stare fuori, lontano dalla transenna, dal nastro rosso che deve garantire la privacy, cosa che gli utenti non capiscono e si accollano tutti eh, sullo sportello. Ma ha invece un suo però, motivo di essere? Però, se il paziente che c'è davanti allo sportello dovesse essere positivo e voi state tutti attaccati su questo paziente, quello è un contatto stretto. Allora, evitare, in, primo, garantire la privacy di chi parla col triagista quindi stare dietro l'apposito nastro. Ma questo fa parte delle norme di educazione che ciascuno di noi dovrebbe avere, non perché c'è il corona, ma per educazione, per non sentire quello che. certo, che quali che sono il le patologie dice. che sta lamentando <coughs> il paziente. E questo è una cosa. Dopodiché il paziente quindi viene, verrebbe isolato dal, da tutti gli altri e si chiama il 118 per trasportarlo in un reparto di malattie infettive dove fare il tampone e quindi certamente avere la. La certezza o la certezza che sia o che non sia coronavirus. I tempi dei, degli esami sono da 6 a 10 ore. Quindi, e c'è una sala di attesa dove viene isolato? Viene isolato il, in un apposito paziente. locale eh, e si cambia il modo di lavorare all'interno del pronto soccorso, naturalmente. Non so spiegarlo perché. non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. Bene, parliamo di pronto soccorso in generale, sono un po' il front office dell'ospedale. È il primo approccio che ha l'ammalato eh, o, o chi lamenta una patologia, che non è solo l'emergenza. <ride> Vogliamo ricordarlo come, come sono attrezzati nella provincia, tutti quanti hanno allora, lo stesso sistema di triage. No? Sistema di triage no? Stiamo lavorando. Il giorno 10 e 11 marzo ci sarà il corso per tutti gli infermieri della provincia, e per alcuni medici della provincia e di Trapani naturalmente, non... quando parlo di provincia parlo anche di Trapani. Quindi eh, per formare questi infermieri al ruolo di regista, per aggiornarli. <coughs> e il triage è uguale in tutta la provincia. Il sistema di triage, il sistema scheda è uguale per tutti cioè quello che viene chiesto a Trapani dovrebbe essere chiesto in tutti gli ospedali della provincia metto un dovrebbe perché poi c'è la variante umana che non, non può essere preventivata, per cui diciamo che la risposta che viene data è uguale in tutta la provincia, i protocolli in questi tre anni che ho fatto il Dipartimento abbiamo fatto sì che i protocolli vigenti a Trapani diventino protocolli aziendali e quindi trasferiti in tutta la provincia, abbiamo trovato delle grosse resistenze in alcuni punti però piano piano stiamo riuscendo a far sì che la risposta che viene data a Trapani venga data anche nel resto della provincia. Sicuramente più tempo passa, più saranno omogeneizzati i comportamenti di tutti gli operatori del pronto soccorso. Bene, lei prima di andare in questa sessione mi diceva che fra le novità che sono in arrivo c'è quella di una nuova figura, che è quella del bed manager. Sì. E allora, è un manager sostanzialmente, è un, è un personale adibito a gestire i posti letto. Sì. Ci siamo resi conto che eh, il problema principale dei pronto soccorso è dove deve finire il paziente una volta che lo dobbiamo ricoverare perché gli ospedali sono intasati, non, sono eh, non, posti letto, non si trovano posti, trovate trovate posti letto e allora oh, c'è un, un ostruzionismo da, un po da parte di tutti coloro che devono ricevere il paziente. E allora, non volessi caricare un paziente che, che sostanzialmente non gli appartiene come, come esatto. patologia di reparto. E allora, problema, se il paziente è urgente deve essere ricoverato, su questo non ci piova. Scrive l'assessore alla sanità eh, Gucciardi, l'ho scritto due anni fa, eh, il paziente che è, è bisognevole di ricovero urgente e resta in pronto soccorso e resti in obbi aumenta il rischio di aggravarsi fino alla morte. Lo scrive l'assessorato alla sanità ed è una dictat che ci ha dato e che far capire a tutti i medici di pronto soccorso e a tutti i medici dell'ospedale, vi assicuro non è stato facile. D'accordo con la direzione strategica si è creata questa figura infermiere bed manager, cioè l'infermiere che si deve occupare di gestire i posti letto, perché i posti letto, contrariamente alla convinzione di molti, non appartengono al primario, all'unità operativa, ma appartengono ai pazienti. Allora, il paziente può essere urgente, può essere programmato, ma il postoletto è suo. Visto che non si riesce a far comprendere questa cosa ad alcune fasce di popolazione, allora si è creato questo infermiere che viene opportunamente formato per la gestione dei postiletto e che andrà a guardare quanto tempo il paziente sta ricoverato, perché si è ricoverato, prima cosa. Se il ricovero non è appropriato, immediatamente interverrà con tutte le leve che gli verranno date affinché il paziente venga dimesso. Quanto tempo sta ricoverato? Perché uno dei motivi di inappropriatezza è la durata del ricovero. Se il ricovero è troppo lungo, il postoletto viene occupato, possibilmente senza motivo. Se io sto ricoverato 15 giorni in attesa di fare la risonanza, forse è meglio che mi mandano a casa e mi fanno rientrare cioè, il, il giorno della, della risonanza. risonanza. E questo determina che il postoletto si libera per 14 giorni, visto che abbiamo detto 15 giorni. 14 giorni si libera, poi il paziente rientra, si fa la risonanza e si decide il resto dell'iter. E questo è il secondo punto che devo andare a vedere. Il terzo punto è la gestione fisica dei postiletto, perché se non ci sono postiletti in una unità operativa è possibile che ci sono i postiletti da un'altra parte. E allora il bed manager ha il compito di fare spostare il paziente dall'unità operativa X alla Upson dove è presente il postiletto. Oppure, siccome sono in rete tra di loro, Spostare il paziente da un ospedale ad un altro se c'è il postoletto da un'altra parte. <coughs> Quando parlo di postoletto, dobbiamo parlare anche di sala operatoria libera, di possibilità di fare intervento di ortopedia piuttosto che di oculistica, certo. eccetera. Quindi è un postoletto che va visto in senso più grande del, del letto fisico. Certo, In base a quelle che sono le, le patologie del paziente, quindi. E i suoi bisogni di, di assistenza, se necessita l'operazione. Altra figura che invece avete attivato in questi ultimi tempi è quella della, di una persona che si occupa della qualità dei servizi, sì. a partire dai farmaci, controllare che i farmaci non siano scaduti, che ci sia un'ottima qualità insomma, nei servizi anche igienici. Allora l'anno scorso. Insieme alla dottoressa Nelli, responsabile della qualità e del rischio clinico dell'ASP, abbiamo fatto un disegno per cui abbiamo formato una serie di infermieri e di medici a che andassero a visitare le strutture del Dipartimento di Emergenza, quindi tutti i pronto soccorso, le rianimazioni, i PTE e le postazioni di ambulanza, per andare a fare non un controllo ispettivo da cui derivavano dei procedimenti disciplinari, ma un controllo circa... Anche preventivo, se vogliamo. Preventivo, okay. circa l'applicazione dei protocolli che sono stati emanati, prima cosa, e soprattutto la presenza di farmaci o attrezzature scadute o l'assenza di farmaci all'interno del carrello di emergenza. Per capirmi, se nel carrello di emergenza ci deve essere la tropina, io in un momento di emergenza mi arriva un arresto cardiaco, mi serve la tropina, apri il carrello di emergenza e vado a trovare la tropina. Se la tropina non c'è... Crolla tutto il sistema di emergenza perché in un momento di confusione non saprei dove andarla a cercare. Allora, andare a controllare i carrelli di emergenza, andare a controllare i farmaci scaduti, andare a controllare i borsoni delle ambulanze sia dell degli ospedali che eh, dei PTE che delle, delle ambulanze varie ci ha permesso di evitare che farmaci scaduti restassero lì e quindi. Poi possibile in cui mi possibile somministrazione no, no. al paziente, naturalmente. Questo ha dato da fastidio perché io, che vengo controllato eh, e, mi trovano no, qua no. e mi trovano qualcosa, felice non sono. Ma ripeto, hanno controllato anche il pronto soccorso di Trapani in mia assenza perché eh, questa cosa viene fatta quando io non ci sono, per evitare eh, che possa in qualche modo influenzare eh, la, la commissione che viene a fare la visita. Ecco, questo ha dato dei risultati che comunque hanno migliorato la qualità di tutti i pronto soccorso della provincia, sì. ma non solo il pronto soccorso, perché come diceva lei, <coughs> anche per le, vale per le ambulanze, vale anche per i reparti? No, sui reparti no. di rianimazione? Perché sì. il dipartimento comprende il pronto soccorso e la rianimazione, quindi non posso andare a casa di altri. Certo, Sicuramente se il direttore generale vorrà, se il direttore sanitario vorrà. Questa, si potrà estendere, si potrà estendere a tutti, anche però partendo da me io mi devo fermare nell'ambito eh, dall sì, dall dall'ambito dalla delle, dell delle mie competenze. Alle, alle, alle questo porta sicuramente a una maggiore eh, qualità del servizio ma anche a una maggiore tranquillità dell'operatore. Maggiore, maggiore tranquillità dell'operatore, maggiore tranquillità per il paziente. Perché il paziente sa che quel borsone almeno due volte all'anno viene controllato e quindi grossi farmaci, grosse attrezzature scadute non dovrebbero dovrebbe essercene. E se non ci sono farmaci scaduti, penso che la qualità assistenziale che viene offerta è migliore e io posso stare, io paziente posso stare più tranquillo piuttosto che non sapere cosa mi praticano, non sapere quando quella fiala è stata messa lì, quanto tempo è stata dentro l'ambulanza a sole sereno e quindi possibilità di denaturazione del prodotto che si ha all'interno. Tutte situazioni che devono fare vivere più tranquilli i pazienti sapendo che c'è una sanità che cerca di migliorarsi anche con queste operazioni che sembrano piccole ma che piccole vi assicuro non sono. Un altro dei grossi problemi dei pronto soccorso è quello dei tempi di attesa. Tempi di attesa, tempi attesa che no, dalle cronache non sono solamente nel, nella nostra ASP ma lo sono un po' a livello nazionale, ma a noi interessa quella del di... <coughs> allora? eh, dovuto sostanzialmente, intanto anche ancora oggi nella si sia questa cosa più volte denunciata alla, eh, in, in, in proprio utilizzo del pronto soccorso da parte del paziente, che potrebbe rivolgersi al proprio medico di fiducia, potrebbe rivolgersi alla vicinanza del territorio, invece va direttamente al pronto soccorso, ma dall'altra anche una carenza di personale nei pronto soccorso E allora, io dico sempre, se noi abbiamo un lavandino con lo scarico che funziona male, apriamo il rubinetto, prima o dopo l'acqua uscirà dalla vasca, perché eh, di, tutto dipende da quante persone arrivano da quante persone vengono visitate nell'unità di tempo, da quante persone vengono eh, eliminate, cioè da quante persone vengono dimesse o ricoverate sempre nell'unità di tempo. Se il numero di persone è eccessivo rispetto al numero di personale presente, c'è da vedere se queste persone arrivano in maniera appropriata oppure no. Se, sono, se arrivano in maniera inappropriata dobbiamo applicare, e questo lo facciamo in tutta la provincia, delle regole inviando le persone al PP. Alla Guardia Medica o al medico di famiglia. E questo è eh, sull'ambito delle persone che arrivano. Per quanto riguarda le visite, il, il personale viene controllato in tutta la provincia sul modo di operare e sui tempi di visita per paziente. Perché è molto facile, io non voglio visitare, il paziente me lo tengo due ore e i tempi si allungano. Ma esiste un controllo sia sul personale infermieristico che sul personale medico che sugli ausiliari che portano i pazienti. In reparto per valutare se i tempi sono nella media o se sono al di fuori della media, quindi questo controllo viene fatto. E poi le modalità di dimissione, perché se ci sono dei medici che ricoverano troppe persone, giustamente si il pronto soccorso, si intassano i reparti, se ricoverano senza urgenza, si intassano i reparti e dobbiamo evitare anche questo, quindi controllo anche su questo. Dal punto di vista del numero di personale, sapete che c'è una grossa crisi in tutta Italia. Sui medici specialisti e quindi anche in particolare su quelli di pronto soccorso. La ha fatto quattro concorsi a tempo. Addirittura determinato Addirittura credo che a livello nazionale si sia anche presposta la possibilità di poterlo utilizzare. Vale per anche altre specialiste. Eh, chi è in corso di specializzazione? E allora, chi è in corso di specializzazione in atto può fare la domanda ed entrare nella gradatoria ed essere chiamato appena si, si specializza. Di fatto non può lasciare la specializzazione e venire a lavorare in ospedale, in questo momento, a breve probabilmente lo potrà fare perché manca un piccolo decreto ministeriale per attuare questa parte. E allora, eh, l'ospeditrale ha fatto quattro concorsi in due anni e mezzo, a tempo determinato, da cui abbiamo preso tre medici, cioè non viene nessuno, non ci sono specialisti che vogliono venire, d'altronde se io specialista in chirurgia e in medicina trovo posti liberi in ospedale, nelle branche di medicina e di chirurgia dove volevo andare a lavorare quando mi sono iscritto in specializzazione, è evidente che cercherò di non andare in pronto soccorso dove la qualità del lavoro, intendendo la qualità del lavoro, il peso dei turni, il peso delle è persone, il numero, il numero il delle persone che devo visitare, i rischi sono sicuramente maggiori, cerco di evitarlo. Questo è un, un pensiero umano. Abbiamo fatto anche due concorsi, abbiamo bandito anche due concorsi. Uno si è spretato di bacino in cui di fatto abbiamo perso, non abbiamo acquistato nessuno, abbiamo perso medici ed è stato bandito un altro concorso a tempo indeterminato. Deve essere perché hanno scelto di andarsi da un'altra parte. E, e, avvicinarsi magari a Palermo. Eh, da, avvicinarsi a casa. E abbiamo bandito un altro concorso per medici a tempo indeterminato che scadeva il 31 dicembre, se non ricordo male. Per cui si stavano valutando le domande per vedere chi può eh, partecipare e chi invece deve essere escluso. E poi si provvederà alla nomina della Commissione e quindi materialmente fare il concorso. L'assessorato che si è reso conto del problema è andato in deroga alle normative europee che prevedono che in ospedale ci siano solo specialisti e ha eh, organizzato un corso teorico-pratico di tre, sei mesi di teoria al CEFEPAS che sono iniziati da una quindicina di giorni, che poi sarà concluso con un anno e mezzo di pratica nei pronto soccorso delle ASPE o delle aziende ospedaliere che ne hanno fatto richieste. Noi ne abbiamo chiesti 28, per cui pensiamo che a settembre dovrebbero arrivare 28 medici da suddividere per i vari pronto soccorso della, della provincia. Questo riuscirebbe a colmare la laguna attuale? Questo permetterebbe di tamponare l'emergenza attuale. bene dottore Martino, mh, siamo in chiusura della trasmissione. Vorrei eh, chiudere così come abbiamo aperto ancora il corona, coronavirus. Vorrei che lei ci ricordasse, per chi magari non ha seguito la parte iniziale della trasmissione, quali sono le linee guida che eh, brevemente eh. vogliamo riassumere. Il coronavirus è una forma influenzale, simil-influenzale. Quindi come per l'influenza bisogna lavarsi le mani spesso, stare attenti ai luoghi dove andiamo, che frequentiamo, attenzione alle persone eh, che frequentiamo. Il coronavirus non si trasmette nell'aria così come il polline quando viene l'allergia, ma è necessario un contatto eh, diretto con il paziente, un abbraccio, un bacio, un contatto stretto con il certo. paziente. Fisico, eh, fuori dalla, dalla persona il virus vive circa 5 minuti e poi muore. Su eh, porzioni proteiche il virus vive qualcosa in più fino a qualche ora, per cui tutte le superfici devono essere pulite con candeggina, con alcol, eh, pulite approfonditamente naturalmente. Naturalmente all attenzione all'uso dei bagni, all'uso promiscuo dei bagni, pulire. Eh, chiudere l'acqua, aprire e chiudere la porta quando esco dal bagno dopo essermi lavato le mani, proteggendomi con un fazzolettino. E queste qui sono le eh, nozioni principali. Dopodiché, se per caso ho il sospetto di avere un coronavirus, non andare in ospedale, perché andando in ospedale il rischio di infettare le persone che sono lì in attesa. Ma Beh, chiamare. Eh, il problema è anche di intasare, perché eh, basta un normale sintomo influenzale. Certo. Che magari oggi c'è l'allarmismo del coronavirus e quindi si corre subito. Si corre subito. Allora, evitare di correre in ospedale. In ospedale per l'influenza non bisognerebbe andare mai, bisognerebbe chiamare il proprio medico curante. Se in più c'è cioè, sospetto che sia un coronavirus, posso chiamare il numero del ministero 1500, posso chiamare il 118 che mi daranno... Le istruzioni e se necessario manderanno una posizione C'è un questionario che telefonicamente l'operatore. Esatto, un triage telefonico eh. su questionario, eh, al termine del quale viene valutato l'indice di rischio e quindi verrà mandata, se necessario, un'ambulanza particolare con tutte le persone protette, oppure chiamare telefonicamente il medico curante che è preparato a darmi le, nozioni, le, le notizie di cui ho necessità. Se provengo dalla Cina, sarebbe opportuno che mi stia 15 giorni a casa eh. protetto, eccetera. eccetera cioè, se... Già lì al momento dell'ingresso, ritorno <coughs> in patria, chiaramente ci sono controlli. I voti sono procedure. stati bloccati, ci sono i controlli agli aeroporti, alle ferrovie, eccetera. E detto questo, se, se penso di aver avuto contatto con una persona con coronavirus, mi devo proteggere, proteggendo i miei e quindi stando in isolamento per 15 giorni, come hanno fatto tante persone che si sono auto eh, isolate, ricordo un ragazzo che è arrivato ad Enna che lo diceva su Facebook. Eh, I giornali hanno parlato di una persona che veniva dal, dalla Cina a Pisa e si è chiuso a casa per 15 giorni. Dico, sono certo. normali, nozio, normali Martino, no, precauzioni. precauzioni. Bene, voglio ringraziare ancora una volta il nostro ospite, che è il direttore del Dipartimento di Emergenza dell'Aspite di Trapani, il dottor Massimo De Martino. Spero che i consigli che vi abbiamo dato, che sostanzialmente sono quelli che avete già ascoltato anche su network nazionali, ma che comunque anche per, sono validi anche per il nostro territorio, vi tornino utili e soprattutto abbiamo anche capito un pochettino le innovazioni che ci sono nel pronto soccorso della, della nostra provincia a partire da questa nuova figura del bad manager. A, a quella del controllo della qualità dottor Di Martino grazie appuntamento alla prossima ancora con Savos buonasera